immagini, musiche e parole dalla presentazione ufficiale del Gesam Basket Lemura Lucca, che si avvicina a grandi passi e con rinnovate ambizioni verso la nuova stagione. Opening day nel weekend del 3-4 ottobre a Napoli, avversario Umbertide. Debutto al Palatagliate invece l'11 ottobre contro il Parma, e quella contro le gialloblu parmigiane sarà una gara particolare soprattutto per Gillian Harmon, la fortissima giocatrice statunitense naturalizzata neozelandese che con la maglia dell'Emiliani ha vissuto stagioni di assoluto splendore prima ancora la Comense. La Harmon è tornata in Italia, ha scelto Lucca per riproporsi anche nel campionato nostrano. Mi piace come giocano tutti gli anni, non hanno sempre il più talento, ma sono sempre la squadra più difficile di giocare contro, quindi possiamo vincere ogni sera, secondo me. L'impressione è molto, molto buona. Volevo sempre giocare a Lucca e sono felice di finalmente essere qui. Nel frattempo incombe il primo trofeo Carismi Memorial Barbara Costa, triangolare di sicuro spettacolo e fascino che venerdì a partire dalle 19 vedrà calare sul parquet del Palatagliate compagini del calibro della Fixi Piramis Pallacanestro Lucca, ma soprattutto della Famila Schio pluricampione d'Italia. Si tratterà di un test già interessante per verificare la crescita del Gesam Lemura di Coccia Diamanti e della sua nuova stella, la numero 12, Gillian Harmon.